ci faremo delle domande. La domanda fondamentale l'avete capita, è la domanda fondamentalmente di tutti gli incontri dell'anno. Queste rivoluzioni hanno risolto dei problemi materiali? E se sì, sono state poi in grado di rispondere alle anche alle esigenze? Ci domanderemo se l'ateismo, l'assenza di un pensiero religioso, ha contribuito alla possibilità per i cinesi di superare la semplice soluzione dei bisogni. Questo racconto inizia dall'antichità. Attraverso il contatto con l'Occidente, infatti, la visione ciclica del cosmo cambia e si passa a una visione lineare. Questa visione lineare rendeva possibile l'uscita dall'idea di un eterno ritorno e l'avvento di cambiamenti radicali, per l'appunto di rivoluzioni. La cosa particolare è che i cinesi, per tradurre la parola occidentale rivoluzione, utilizzano questa parola vecchia di millenni, Geming, che aveva un significato profondamente diverso. Questo slittamento semantico avviene attraverso il passaggio in Giappone e il contatto attraverso il Giappone con l'Occidente. Ma questa è tutta un'altra storia di cui vi parlerà Federico. Il potere non usciva dalla canna del fucile a quell'epoca, ma usciva dalla punta di un pennello, cioè dalla punta del pennello dei letterati che erano in grado di gestire questa complicata e complessa macchina statale. La storia cinese ha una cesura fondamentale. Gli occidentali, soprattutto inglesi, seguiti poi dagli americani e dai francesi, iniziano a risiedere in Cina. Quel mondo che avevamo visto sostanzialmente immobile nella sua ciclicità per 2000 anni precedentemente cambia, e quindi noi ci aspettiamo a questo punto, come per la rivoluzione russa, di parlare della rivoluzione e quindi dell'esercito e quindi delle prime battaglie della rivoluzione, e invece di tutto questo nel 1911 in Cina non c'è nulla. Di rivoluzione si parla in modo diverso, e di questo ci parlerà Alessandra. Un saggio con un titolo particolarmente significativo, che divenne lo slogan di quegli anni, dalla rivoluzione letteraria alla letteratura rivoluzionaria. Lo stesso Liu Xun interverrà in questo dibattito, sostenendo, lui è su posizioni diverse, sostenendo che in realtà la letteratura non può contribuire alla rivoluzione, quindi in qualche modo è inutile creare una letteratura rivoluzionaria, non esiste una letteratura rivoluzionaria. La letteratura subisce le trasformazioni dalla rivoluzione. Il dibattito, dicevo, è vivacissimo fino a quando il Partito Comunista nel 1930 fonda la Lega degli Scrittori di Sinistra, e quindi molti degli intellettuali di quel periodo aderiranno a questa associazione, a questa Lega, e soprattutto sposeranno un'idea marxista di critica e di produzione letteraria, ossia in qualche modo una letteratura che non è autonoma nel suo essere, ma che si fa portavoce, latrice di messaggi politici dettati appunto nel caso della Cina, dal Partito Comunista. Non c'è un eterno ritorno, quindi non c'è il concetto di rivoluzione come abbiamo noi. Voi sapete, la parola rivoluzione vuol dire rivoluzione comunista, ma anche rivoluzione della terra intorno al sole, che ritorna sempre, questo ce l'ha spiegato Massimo tante volte, ritorna allo stesso punto, che era in forma naturale. La rivoluzione dello yin e dello yang è un tornare in qualche modo alle quattro stagioni. L'interpretazione che dà Mao è una rivoluzione in cui del pregresso, del vecchio, non rimane nulla, perché uno dei due elementi fagocita, supera l'altra, e quindi c'è un'interpretazione evolutiva, perché facendo sparire il precedente porta a una nuova fase che non è l'eterno ritorno dell'uguale. C'è una grande differenza nella rivoluzione russa, che ha come protagonisti la classe operaia, e la rivoluzione cinese, che appunto ha come protagonisti
tutti i contadini. In primis, si partiva dall'idea che per la Cina il processo rivoluzionario debba partire dal mondo rurale e non dalle città, in assenza di una classe operaia consistente e già strutturata. Ma per farlo serviva un partito ramificato e capace di guadagnarsi la fiducia delle classi contadine. E così convoca quella che è appunto la conferenza sulle arti e, la letteratura, per dettare delle linee guida, per dare dei suggerimenti, naturalmente che diventeranno presto un diktat, di come vada prodotta la letteratura. Ma in che modo? Naturalmente deve essere una letteratura per le masse, ossia operai, contadini e soldati. Lo slogan è appunto servire il popolo. Non è un caso quindi che le prime riforme che proposte dal governo nel 50 sono la legge sul matrimonio e la riforma agraria. Una delle rivoluzioni più grandi nella Cina del Novecento ci è parsa quella che coinvolge il ripensamento della figura femminile e la riformulazione del suo ruolo all'interno della società, che raggiunse maturazione proprio con la Repubblica Popolare. Cambiare la mentalità di 500 milioni di cinesi era un'impresa titanica, ma era sorretta, almeno in questi primi anni, dal grande entusiasmo con cui la popolazione aveva salutato il nuovo potere rivoluzionario. Mao voleva creare quello che Marx aveva ipotizzato, di trasformare in 100 anni, di arrivare da una società socialista al comunismo. Mao ha accelerato tutto questo nell'arco di 10 anni, perché lui non consideravano necessarie queste tappe ipotizzate da Marx, e quindi lui diceva che per arrivare all'utopia comunista bastava basarsi su dei modelli di comuni popolari. La rivoluzione culturale, che ha durato 10 anni, come sapete, è una pagina molto tragica. Attraverso l'educazione della tradizione rivoluzionaria, la bambina sa che deve amare Presidente Mao, deve amare comunismo, deve amare comunismo e deve seguire ordine, cioè le parole del Presidente Mao, e deve diventare una brava bambina del Presidente Mao. E quindi attraverso anche educazione bambina capisce certe ragioni oppure dottrine della rivoluzione, quindi sa odiare proprietari dei terrieri e sa odiare capitalisti. Cioè, noi abbiamo vissuto con tutti i giorni, tutti i momenti, anche a letto accanto c'è il libretto di Mao, e prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo citare una frase di Mao. Prima di entrare dobbiamo fare questo Jingzhu Mao Zhuxi Wan Shou Wu Jiang, cioè auguriamo Mao Zedong e lunga vita, eccetera. Tutto questo ha una curiosità, che in quegli stessi anni da noi, chi ha più o meno l'età mia o qualche anno in più, si ricorda invece le celebrazioni della rivoluzione culturale da noi, perché in realtà non si sapeva quello che aveva significato, che cosa stava avvenendo effettivamente. C'era quella parola culturale, cioè pensare, e quindi erano questi slogan che voi tutti, alcuni di voi, scusate, solo quelli più anziani ricordano, i più giovani forse l'hanno letti sui libri, di cui forse grazie a questo, diciamo, racconto di prima mano
e ne avete capito il vero significato. Quindi bombardare il quartier generale, ribellarsi è giusto, ribellarsi a che cosa, in che modo. E poi tutti questi slogan effettivamente avevano un significato, si tramutavano in violenza fisica, erano violenza fisica e poi morale, o peggio, morale e fisica. Dal punto di vista del pensiero e della cultura, gli anni 70 sono caratterizzati da una sorta di colpo di coda ideologico che provoca ricadute molto pesanti sulla cultura materiale e immateriale del paese. I comunisti avevano sicuramente visto tutti questi problemi che c'erano nel confucianesimo. Purtroppo viene da dire che, oltre a rifiutare giustamente ciò che non andava, hanno anche annullato ciò che c'era di valido. Forse avevano perso la capacità di vedere oltre il fatto materiale, oltre il semplice contenitore, per andare a scoprire il senso profondo dell'uguaglianza degli esseri umani e la loro innata socialità. L'individuo in qualche modo sembra non trovare spazio in questa storia dominata dal collettivo. Quindi capite che tutta questa storia la possiamo leggere come una storia, diciamo, fra una lotta costante fra bisogni ed esigenze, fra individuo e collettività, fra realtà materiale che domina perché la realtà materiale va risolta e afflato speranza di una diversa realtà psichica. E quindi ritorniamo ancora una volta sempre a quelle categorie di cui ci ha scritto Massimo.